ho parole, veramente, bellissimo. Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Mainardo e oggi la missione è quella di andare al rifugio Brioschi partendo da Cainallo. Esattamente, noi abbiamo parcheggiato la macchina lì e se venite anche voi ricordatevi di pagare il biglietto del parcheggio giù al rifugio Cainallo senza fare come noi che siamo saliti e poi scesi di 200 metri per pagare il biglietto. Detto ciò, che abbia inizio l'avventura, sono 1100 metri di dislivello più o meno e sarà bella tosta, però ci divertiremo e quindi si inizia. Sono con Emanuele che in questo momento è lì a contemplare l'infinito e andremo insieme su. Ok, sensazioni prima di partire. Qui. Guarda. Ok ragazzi, abbiamo fatto la prima pausa, io mi sono tolto uno strato e me ne sono messo un altro, lui si è messo in maniche corte, anzi in canotta, pronto per il lido. Siamo arrivati a un ottimo punto perché si sale da qui giù, che è questo pezzo qua, tutto nel bosco nascosto, e poi tra che va che vista, mamma mia, e quello lì è il lago di Como, bellissimo. Ok ragazzi, questo sentiero è sempre più bello, abbiamo preso una piccola scorciatoia perché siamo andati a vedere un altro bellissimo panorama che è questo qua, che è stupendo, veramente stupendo, e adesso stiamo proseguendo, poi taglieremo a sinistra e riprenderemo il sentiero originale che dobbiamo fare. Emanuele è sempre in cerca della spiaggia. Quando abbiamo le belle idee ci mettiamo a correre sui sentieri. Vai! Non molla! Porca vacca il sasso! Mamma mia il bodybuilder! Quanto sei grosso! Io sfotto tanto, ma devo mettermi anch'io in sesto con la palestra. Però ragazzi, la palestra è bella, ma questi panorami mi coinvolgono un po' di più. La scorciatoia si sta rilevando un po' pesante. Un bello spaccafiato e adesso ci manca ancora metà della scorciatoia, si continua e poi si ritorna sulla retta via che è il sentiero base. La vista è incredibile, là c'è un pezzo di Lecco mi sa, e questa, cioè si vedono le montagne dall'altra parte, è incredibile. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine della scorciatoia, abbiamo ripreso il sentiero che va su di là e abbiamo fatto da lì fino a qua in tipo 15 minuti e adesso, per inaugurare questa pausa che ci facciamo, 20 push-ups. Bellissimo! Benissimo! Push-ups fatti, adesso si panino. Ma che si torna? Prendiamoci qualcosa. Panino, giustamente, giustamente. Dai, panino e allora poi si riparte. Dai. Siamo ripartiti, flessioni, barretta, panino. Abbiamo mangiato e ci siamo anche allenati. Che vogliamo di più? Ora abbiamo ricominciato a camminare e ci manca ancora un pochino, però non vedo l'ora di arrivare su e di vedere il panorama. È pieno zeppo di stambecchi, pieno zeppo. Cioè, pazzesco. Quelli. Ok ragazzi, qui tutto procede benissimo, adesso mi sa che ci metteremo tra poco i ramponi e ramponcini e esattamente là, in quel puntino lì giù, è dove ci siamo fermati a fare le flessioni e tutto, quindi stiamo andando veramente veloci, mamma mia. Stiamo procedendo, il sentiero che abbiamo scelto oggi per arrivare al rifugio Brioschi non è dei più semplici, di certo non è quello da principianti. Stiamo facendo tutta la cresta, un po' esposto ma
ragazzi, che panorama. Però adesso ci toccherà fare quel pezzettino lì e andando lì a sinistra e poi a destra. Proprio con Emanuele ragionavo che ogni tanto da lontano gli ostacoli ci sembrano impossibili da raggiungere, poi appena fai un passo dopo l'altro, ti avvicini all'ostacolo vero e proprio, ti rendi conto che è una cosa fattibile, che si può fare senza problemi. E questa è una cosa che non solo nella montagna ma anche nella vita può funzionare molto bene come ragionamento. Che ne dici? Assolutamente. Quando sei di sopra e guardi dove eri prima, ti sembra passato un attimo, sì, e non ti accorgi che invece hai fatto tanta strada. Incredibile. Assolutamente. Incredibile. Beh, abbiamo fatto un bel paragone. Ora però non abbiamo altre scuse, dobbiamo continuare. Il video l'abbiamo fatto, tutto. Vamos. Vamos. Abbiamo messo anche i ramponi e ramponcini. Ora stiamo procedendo verso una vetta che non vediamo, quindi andiamo avanti. Strada tutta lì così sulla cresta e procede sulla cresta fino al rifugio che è lì su in alto. Una figata immensa, veramente bellissima, e questo è il panorama, una cosa senza parole, non so neanche come descriverlo. Eccoci qui ragazzi, stiamo proseguendo, siamo veramente, manca pochissimo, si vede l'antenna che è quella là, piccola piccola, che non si vede bene nel video. Tutte e due, a dire la verità, iniziamo a essere un po' provatini, anche perché abbiamo fatto una mega salita, abbiamo fatto un giro un po' largo e per questo motivo abbiamo tirato un pochino più per le lunghe e abbiamo fatto tutte quelle creste là e adesso questo sentierino qui e adesso proseguiamo. Mamma mia, che faccia provata. Non lo dico perché. Giusto una camminatina semplice, dicevano. Non ci credo, ragazzi. Sono arrivato. Siamo arrivati. Rifugio Luigi Brioschi, 2410 metri, ragazzi. Il rifugio è chiuso, ma noi ci siamo, caspita. E c'è una vista incredibile. L'ultimo pezzettino l'abbiamo sudato proprio tanto, ma è veramente da levare qualsiasi tipo di fatica fatta prima. Non ho parole, veramente, bellissimo. Ora però ho una fame pazzesca e mi sa che mangio anch'io. E raggiungo il socio che qua sta già mangiando alla grande. Buon appetito, ragazzi. Ho una fame pazzesca, ne ho già mangiati 3, questo è il quarto, ma ne mangerei 40 in questo momento. Però poi ho la discesa, quindi cercherò di placarmi. Sì, dai, farò così. Bella lì, Frank. Come stai, Frank? Gli ho dato un pezzo di pane e ormai è il mio migliore amico. Colgo questo momento per dirvi che questa è la vetta più alta che io ho raggiunto per ora, ovvero 2410 metri. Per ora è il mio record personale, quindi adesso si punta a qualcosa sempre più in alto, fino ad arrivare. Partiamo con un obiettivo del 4000. Un 4000 lo farei molto molto volentieri, qui lo dico e ragazzi, lo farò piano piano. Ok ragazzi, c'è un vento veramente incredibile, freddissimo, e noi stiamo iniziando a scendere, quindi io vi auguro una buonissima montagna. Mi raccomando, fate ogni giorno qualcosa che vi fa paura e superatelo, perché è fantastico. E soprattutto buona montagna a tutti e ci si vede alla prossima avventura. Ciao ragazzi.